Nel 1799 l'esercito di Ferdinando di Borbone, dopo alcune iniziali vittorie contro le truppe francesi, viene messo in rotta. Ferdinando, malgrado il parere contrario dell'ammiraglio Caracciolo, ripara a Palermo con la corte sulle navi dell'ammiraglio inglese Nelson, che con la sua flotta appoggia i Borboni. Da tempo a Napoli un gruppo di ardimentosi, detti giacobini perché si ispiravano agli ideali della rivoluzione francese, cospira per abbattere la monarchia. Fra i giacobini c'è l'avvocato Ferri, il quale per un seguito di circostanze si innamora di Luisa Sanfelice, moglie del dissoluto gentiluomo borbonico Andrea Sanfelice. Di Luisa è anche innamorato il banchiere Gerardo Bacher, il quale invece è un acceso monarchico. La fuga del re scatena in città scontri e stragi fra le opposte fazioni. Luisa, con la fedele Mariuccia, dopo aver tentato invano di abbandonare Napoli, si rende conto di amare profondamente il giacobino Ferri. Mentre è proclamata la Repubblica Partenopea con l'ingresso delle truppe francesi comandate dal generale Championnet, i monarchici preparano una strage dei giacobini. Bacher consegna a Luisa un salvacondotto. La donna però vorrebbe avvertire anche Ferri del pericolo che corre senza tradire il generoso Bacher. Il suo incerto contegno fa credere a Ferri che Luisa sia ormai stanca di lui. Per intervento di Michele Opazzo, che è una specie di luogotenente di Ferri e che si è innamorato di Mariuccia, la congiura contro i giacobini viene scoperta. Eleonora di Fonseca Pimentel addossa il merito della scoperta a Luisa. Intanto le sorti della guerra si rovesciano. Nella imminenza del ritorno dei Borboni, i giacobini decidono di affrettare il processo contro Bacher e i monarchici. Nonostante l'appassionata difesa dell'avvocato Lupo, i monarchici vengono condannati a morte. Ferri e Luisa, in un disperato colloquio, comprendono che il loro amore è ormai legato al destino della Repubblica. Sotto l'incalzare delle truppe borboniche, il governo repubblicano decide di arrendersi. Malgrado un generoso tentativo di Mariuccia che viene uccisa, Luisa è arrestata e condotta nel carcere dove si trovano gli altri giacobini. Son venuto sotto sta murata. Son venuto con un grosso sdegno. Fermare l'orge mia, nucchio suonare. Fammi una carità, ferma p'nora, n'ora sola. E sona e va la diana dell'amore e ferma nessuna canto di meia passione, ma mentre io così a nenna steva di a me passai lo sdegno e me venete amore. A vasco. E certo. E su Giacomo per noi facile. Non è meglio se lo portano i granelli. Questo lo vogliono cucinare proprio qua. Perché? Per la soddisfazione. Speriamo presto. Perché mi sono scucciato di fare guardia. E hanno fame. Oh, quello piace fare. Meglio di niente. Chi è? Il menù. Voi e chi? Gli amici del padre. E che vuoi? Cucinare il prigioniero! Lasciali entrare, così ci leviamo il pensiero. Ah,
Ha rapito, si tutta un furtone d'erbo che non lo cardinava lui. Ma dove stai, Giuseppe? Sta là, lo potendo. Alzati, che ti dobbiamo sparare in fronte. E se non lo sciolgo, come fa ad alzarsi? E allora fa presto, muoviti. Era una sporca Giacobbina, gridava, voleva farsi sentire dal lavatore. E poi c'è! Ma che è stato facendo? Il suo sacrificio è stato inutile. I Lazzari hanno preso anche Luisa. Non dovevo lasciarla sola. Sta più sicuro in carcere. E poi... la femmina non la possono uccidere con la fune. La forca aspetta a noi. Ma a lei no. Voglio dare la mia vita pur di salvare Luisa. Anche io devo fare qualche cosa per lei. E lo dobbiamo fare anche per Mariucci. Don Ferdinando, siamo rimasti soli. Michele, dobbiamo badare a noi se vogliamo salvare gli altri. Hai ragione. Don Ferdinando, andate. Ci vediamo a Castelnuovo. Mo. A Gerzo prima a Mariucci. Siamo amici di un principe Vignatelli. Il principe Vignatelli vi aveva annunciato il nostro arrivo? Sì, signore. Vorremmo qualche cosa da mangiare e un letto. Si intende solo per questa notte. Vi ricompenserò come meritate, non temete. Portate i cavalli nel bosco, fuori del sentiero. Partiremo domani all'alba. Eccellenza, posso avere l'onore di servirvi io stesso? Spero di non offendervi se mi siedo alla vostra tavola. Eh? Se è ai miei bagagli che mirate, prendeteli pure, ve li regalo. Non c'è bisogno che li rubiate. Caro ammiraglio, voi vi sbagliate. I vostri bagagli non mi interessano più. Io mi occupo in questo periodo
di teste, di colli. Prendete pure la mia testa. Stringete le vostre mani intorno al mio collo. Vi regalo la mia vita senza ombra di pentimento. Non c'è che dire. Siete un gran signore. Sì, ne sono convinto anch'io. Ma anche fra i signori vi sono i traditori. Certo. Un signore mi ha tradito. Se ho trovato qui voi. Volete bere? Bevo alla libertà. Mai brindisi fu più bello. Proprio perché voi la libertà l'avete perduta per sempre. E voi non l'avete mai avuta. Adesso basta, eh? Andiamo. Dalle mani del generale Fra Diavolo alle armi dell'ammiraglio Nelson. La marina inglese e la casa reale dei Borboni non sono mai caduti così in basso. Ah, ma voi... voi salirete in alto. Sì, sì. Molto in alto. Francesco Caracciolo, commodoro di Sua Maestà Siciliana, accusato e riconosciuto reo di ribellione al suo legittimo sovrano e condannato alla pena di morte che si deve eseguire per mezzo dell'impiccagione all'antenna dell'albero di trinchetto della nave Minerva appartenente a Sua Maestà Siciliana. L'esecuzione deve essere eseguita nel giorno della sentenza alle 5 di sera. Al tramonto del sole la corda dovrà essere tagliata e il corpo gettato in mare. La nave laggiù è l'ammiraglia della flotta inglese. Sì, signore, è la Front Royale. Dovreste spostarvi. Voi impedite all'ammiraglio Nelson e ai suoi amici di vedere. Giustizia è fatta. Mio caro amico, abbiatevi per mio mezzo. Tutta la gratitudine di Sua Maestà, la Regina. Signor Ammiraglio, il giornale di bordo della giornata di oggi, 29 giugno 1799. Sabato 29. Vento moderato, cielo coperto. Lavatura sotto coperta. Alle 9 si è riunita a bordo una corte marziale per giudicare il commodoro Francesco Caracciolo, reo di ribellione. Ore 12. Asciugatura delle vele. Vento sempre moderato, cielo coperto. Alle 5 pomeridiane fu eseguita la sentenza a bordo di una nave napoletana. Il commodoro Francesco Caracciolo venne impiccato. Fatta la donata dell'equipaggio per i turni sul ponte. I vascelli Goli Alexander e Powerful sono di guardia. Bene. Vuole firmare, ammiraglio? Il grande ammiraglio Horatio Nelson, l'eroe di Aboukir, non si è vergognato di abbassarsi al turpe ufficio di provveditore del carnefice. Ha fatto questo. E allora non c'è nessuna differenza fra l'ammiraglio Nelson e Fra Diavolo. Non fosse per la grande idea che ci infiamma tutti,
E per l'esempio di tanti martiri, non varrebbe la pena di aspettare dagli alleati di far diavolo l'argizione di un imbarco come una ciurma di schiavi. Nella libera Francia potremo riprendere la nostra battaglia. Non vorrei che la Francia continuasse a deluderci. Potranno deluderci gli uomini, non già gli ideali che si rappresentano. La flotta franco-spagnola! La flotta franco-spagnola, sì! Il mare è pieno di veli! Tutti dicono che sono i francesi! I francesi! Se siete qui per invitarci a prendere posto sulle navi di Tolone, vi ricordo che abbiamo il diritto di uscire con gli onori di guerra. Siete degli sporchi giacobini. Quali onori di guerra? Ma i vostri generali hanno firmato patti precisi su questo punto. Solo il re Ferdinando può firmare patti precisi. E il re Ferdinando non scende a patti con i sudditi ribelli. Voi non potete stracciare i capitolati. Badate voi. Abbiamo gli ostaggi in nostre mani. Saranno trucidati non appena si saprà della vostra infamia. Se vi sbrigate a seguirmi, potete vedere in carrozza i vostri ostaggi a spasso per Napoli. Generale Méjean. Méjean naviga verso la Francia. È partito senza salutarvi. La Repubblica cade non per il valore dei suoi nemici, ma per il tradimento dei suoi sostenitori. Ma io non mi arrendo! Agghiappalo! Agghiappatelo! 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 Mi piace il saluto dell'ammiraglio Nelson. Queste sono le bombe inglesi. Non è la flotta francese che spara. Queste sono i nostri. Silenzio. La giunta di Stato condanna Ciaia Ignazio, Russo Vincenzo, Conforti Francesco, Arcovito Girolo, Carafa Ettore e Pignatelli Ferdinando, rei di aver innalzato l'albero della libertà nella piazza dello Spirito Santo alla pena di morte mediante capestro. Evviva! Portateli via, via. Silenzio. Come ti chiami? Domenico Cirillo. Qual è la tua età? 60 anni. La tua professione? Medico, sotto la monarchia, rappresentante del popolo nella Repubblica. E ora, in mia presenza, che sei? In tua presenza, codardo, io sono un eroe. Tu invece chi sei? Una donna. Ah, è un'impresa! Ha già pazienza! E tu? Sono Mario Pagano. Allora tu non hai bisogno di avvocati. Difenditi. Voglio sentire ora che cosa sei capace di dire in tua difesa. Una bella ringa, mi raccomando. Mm?
Mi si accusa di aver fatto parte del direttorio e di avere preparato le leggi della Costituzione Repubblicana. Non lo nego. Ho lottato per le pubbliche libertà, ideale supremo della mia vita, e per un civile ordinamento della società umana. Ho dettato delle leggi conformi a questi principi. Nulla ho da temere, nulla da nascondere. Così come di nulla la coscienza mi rimorde. Ma ora penso che tutto ciò non metta conto di essere giudicato dalla giustizia. Ritengo inutile ogni difesa. La vita, per malvagità di uomini e tirannia di governo, mi è diventata odiosa. E spero pace solo dopo la morte. E stai tranquillo che sarai servito. Avvocato, parla. La difesa degli accusati si rimette alla illuminata saggezza e al senso di giustizia della Giunta di Stato, così degnamente presieduta da un giudice di specchiato e illuminato animo come Don Vincenzo Speciale, il quale, ecco, assolutamente... Ho finito. Avvocato, abbiamo capito. Ecco. Voi fate il vostro mestiere e modestamente noi il nostro. Pagano Mario, Cirillo Domenico, De Fonseca Pimentel, Eleonora, re di lesa maestà, nonché di cospirazione e ribellione al sovrano, sono condannati a morte mediante impiccagione. Tu godi adesso di questa tragica pulcinellata, ma un giorno piangerai! Il nostro sangue si rovescerà sul vostro capo e sul capo dei vostri figli! Il cittadino, Carlo Magno, si capisce che è un avvocato, eh? Sì, sono avvocato, ma prima di ogni altra cosa sono un uomo libero. E a forca ti renderà più libera ancora. Vedrai, cara, che per te sarà diverso. Ti processeranno in un altro clima, quando la furia sanguinaria si sarà spenta. Ma non è per me, Eleonora. La mia vita non ha più importanza. Se a Ferdinando fosse successo qualcosa, lo avremmo saputo. Anche qua dentro le notizie arrivano sempre. Se fosse soltanto per Ferdinando io sarei tranquilla. Ma è per te e gli altri. È orribile. Luisa, restiamo sereni. Come due donne di casa, estranee a tutto. Dei 60 anni della mia vita, più di 40 li ho passati a studiare il corpo e lo spirito degli uomini. Ma con tutta la mia scienza non riesco a inquadrare in una determinata categoria di mali le aberrazioni di un essere come Vincenzo Speciale. È degno del suo re. Eppure anche lui ha un'anima. Un'anima che sopravviverà alla sua morte. Un'anima immortale. Anzi, dato che è immortale, in peritura. Dunque, secondo il ragionamento di Platone, essendo immortale, anzi in peritura, l'anima di Speciale andrà difilata all'inferno a dare una mano a Minosse. No, forse le cose non sono così. Nel Fedone è detto che l'anima malvagia e impura, ogni altra anima la sfugge e scansa. E nessuna vuole esserle compagna e guida. Già,
Ma io, che pure adoro Platone, non vorrei che Speciale dovesse aspettare di diventare anima per avere la punizione che si merita. Che cosa volete, amici, che contino più per noi le faccende della vita terrena? Noi andremo a morire, e Speciale, il re, la regina, a vivere. Chi di noi, come direbbe Socrate, vada verso il meglio, è oscuro a tutti, fuorché a Dio. Caro italiani, anche in momenti come questi, tutta la filosofia del mondo non vale una corda della tua chitarra. Che aria preferite, Pagano? Andrea, fa come vuoi tu. Le belle canzoni mi piacciono tutte. Son venuto sotto sta murata. Son venuto con un grosso sdegno. Luisa San Felice, la giunta di Stato è pronta a giudicarvi. Va. Tu sei innocente. Anche di fronte ai loro occhi. Va. A inizio il processo contro la signora Luisa De Molina, vedova San Felice, accusata di lesa maestà e ribellione. Gli avvocati Vanvitelli e Moles sono stati incaricati dalla giunta di assistere e difendere l'accusata. Sapete di che cosa siete accusata? Per il vostro tradimento andò fallita la rivolta realista e andarono a morte alcuni sudditi esemplari di Sua Maestà. Che cosa volete dire a vostra difesa? Allora vi ritenete colpevoli? Dove si nasconde Ferdinando Ferri? Ditemi dov'è. E la giunta sarà clemente con voi. Mi trattate come una delattrice.
Sappiate allora che come non ho tradito Gerardo Baker, io non tradirò Ferdinando Ferri. La difesa è invitata a concludere. Se volete potete parlare tutte e due, ma se parla uno solo è meglio, perché tanto avete avuto tutto il tempo per concertarvi. Signori giudici, l'avvocato Moles e io abbiamo esaminato con serenità gli atti relativi al processo contro la signora Sanfelice e concordemente abbiamo convenuto di impugnare i due capi d'accusa contestandoli in nome di un concetto giuridico che a noi sembra inoppugnabile. Dove, come e quando la signora Sanfelice si è resa colpevole di lesa maestà? Ha impugnato le armi? Ha offeso il re e la regina con scritti e discorsi? No. È andata in giro per Napoli a questuare, come altre rappresentanti dell'aristocrazia partenopea hanno fatto, per dare armi alla Repubblica. Niente di tutto ciò. La signora Sanfelice ha scoperto una congiura. E questa è la sola, non da lei contestata, accusa di cui deve rispondere. Ma dov'è la legge che condanna a morte chi scopre una congiura? Non dimentichiamo che ella ha reso edotto della congiura il governo sotto cui si trovava. E noi non sappiamo nella maniera più assoluta se il re poteva venire giovato o danneggiato dalla controrivoluzione legata a quella congiura. Ritengo necessario che la Corte, in questo caso, si ritiri in Camera di Consiglio per decidere. Come volete, ma sarà una perdita di tempo e basta. Siccome il cavaliere Antonio Della Rosa, che per la sua qualità di direttore generale della polizia, voci in capitolo, ha qualche cosa da dire sulla sentenza, eccoci qua a perdere tempo tutti quanti. Se il cavaliere speciale mi consente, io sono, sì, direttore generale della polizia, ma sono anche fratello di due congiurati che furono tratti in arresto insieme ai Packer. Con questo però noi non dobbiamo calpestare ogni concetto giuridico. In altri termini, don Nando, voi siete il terzo difensore di Luisa Sanfelice. Caro cavaliere, pensate ciò che volete. Io sono d'accordo con i due avvocati. Ad ogni modo, noi siamo cinque. Votiamo per la vita o per la morte dell'accusata. E va bene, votiamo. Io voto per la vita. E voi? Come votate, cavaliere? Per la morte. E con me siamo due. E voi? La morte. E siamo tre. Non ho bisogno dell'altro voto. Vi devo dire la verità. Adesso che l'ho condannata, mi dispiace. Povera femmina. Che bella aria fresca. Nome mio. La sentite? Si sente già il profumo dell'uva. Fa caldo. Ma dentro sto caldo io ci sento settembre. Vorrei chiedere una grazia. Una grazia sola. Volete chiedere la grazia? Voi? La grazia di fare una passeggiata per i giardini, per Capodimonte, per Posillipo,
E poi sarei pronta per la piazza del mercato. Direi al re, in cambio di questa passeggiata, in mezzo agli alberi e ai fiori, io non ti chiamerò più traditore fino all'ultimo. Don Michele Natale, vescovo di Vico. Eleonora De Fonseca, Mario Pagano. Vi raccomando, Luisa, fatele coraggio. Lei non c'entra niente. Ditele di perdonarmi. Andiamo. Portate al confortatorio. La cerimonia, diciamo così, dove avverrà? Pubblicamente, a Piazza del Mercato. È inutile che mi dite com'è andata. Lo sappiamo tutti. Ma voi non vi dovete avvilire. Per voi c'è speranza. Tutta Napoli è con voi. Vi sanno estranei a tutto. Poi la principessa deve avere un bambino. Se sarà maschio, voi sarete salva. Ma vi dovete aiutare. Ho un'idea. Voi dovete dire che siete incinta. Una donna che aspetta un bambino non può essere portata a morte. Scusate i crudeli termini. Ma Mimì, non è vero. Io non aspetto un bambino. Basterà che non mi sbugiardiate. Dirò io che siete in attesa. Il medico del carcere è un mio discepolo. E in tutta Napoli non vi sarà un solo medico che oserà smentirmi. Salvatevi, Luisa. Voi che lo potete. E poi quando sapranno che non è vero? È una bugia che non può durare a lungo. Allora è meglio finirla subito. Subito, subito, subito.
subito. No, Luisa. Voi dovete amare la vita. Anche un giorno di più è una fortuna. È un dono. E poi vi ripeto, se il figlio del principe ereditario sarà maschio, voi sarete salva. Luisa de Molina, vedova San Felice. Non potete. La signora è in stato interessante. Da chi è stato accertato? Da me. Don Mimì, non basta. Voi qui siete un condannato, non un medico. Ci vuole l'attestato del medico della prigione. E voi avete l'obbligo di avvertirlo. Noi abbiamo l'ordine di condurre la signora al confortatorio. L'esecuzione è prevista per... Non mettete paura, donna Luisa. Stasera stessa uscirete dal confortatorio. Ma mi raccomando, fate sempre vedere che vi sentite poco bene. Capogiri, nausea. Coraggio, Luisa. Coraggio, su coraggio. Questa nessuno ha fatto chi era, poteva indovinarmi. Tacete! Tacete! Sullo stesso patibolo, l'uccisore di Don Andrea e la sua vedova. Una dama di corte e uno straccione. Non è possibile. Tacete. Tacete, per carità. Pregate Dio piuttosto, pregate Dio. Prendete. È l'anello di vostro marito. Buon'anima. È tanto tempo che volevo darvelo. Ma mi vergognavo. Che Dio vi perdoni e ci perdoni a tutti e due. Ma ditemi dov'è. Ditemi se è salvo. Sì, è salvo. O capitano Ferre è salvo. Michele Marino. E tu chi sei? Non fare
piangere. Mettiti la tunica. Io da qua dentro esco soltanto morto. Voi pazziate, dottore? Non vi credo. Voi, dichiarando qua che la San Felice è condannata alla pena capitale è incinta, vi assumete una grave responsabilità. Don Andò, io ve lo devo ricordare, perché voi, oltre a essere il medico delle carceri, siete anche il mio medico di fiducia, un amico. E ve ne sono grato, ma quale responsabilità? Io ho dato un responso, del resto confermato, dal più illustre medico del regno. Il più illustre medico del regno è in carcere per tradimento. Non nego che Domenico Cirillo abbia tradito il re e la monarchia. Ciò nonostante, egli resta uno scienziato, un medico che tutta Napoli stima. Dottor, per l'amicizia che vi porto, io vi vorrei consigliare di non insistere troppo sulle virtù di Domenico Cirillo, e così pure vi vorrei fare rilevare che quella vostra visita alla San Felice potevate effettuarla anche domani. Vi siete troppo precipitato. Mi sono spiegato. Domani? Ma domani sarebbe stato troppo tardi. Appunto. E avreste avuto la riconoscenza di Sua Maestà. Consigliere, spero non vogliate pensare che Sua Maestà possa volere l'esecuzione di una donna che sta per diventare madre. Ma il padre! Il padre! Sapete chi sarebbe? Ma questo non può interessare un medico. Giusto. E allora, firmate questa dichiarazione. Io, medico del carcere di Vicaria, invitato a confermare dal signor commissario della giunta che Luisa San Felice è in stato di gravidanza di mesi 4, lo confermo sotto la mia personale responsabilità. Firmate, firmate. Scendite, consigliere, con tutta franchezza. Se c'è una persona che meriti la forca, siete voi, ve l'ho sempre detto, eh. Pure se voi foste condannato a morte e diceste di essere gravido, io l'attesterei. Arrivederci. Cutolo! Vai a cercare i 5 migliori medici napoletani e portameli qui. 5 grandi medici, giacobini. Borbonici! Ma a Napoli 5 grandi medici fedeli a Sua Maestà non ci stanno. E quanti ce ne sono? Uno, due, tre col medico delle carceri. Gli altri stanno in prigione oppure stanno nascosti. Che a Napoli la gente è pazza. Cutolo, io voglio qua domani mattina alle 6, 5 medici. Sì, signore. Ma quanta fretta la regina di tornare a Napoli. Ma lasciamo prima che si sfoghi la plebe. E poi, sino a che lavorano le forche, non è meglio che restiamo qua. E poi, nostro figlio aspetta un erede. E lasciamolo nascere qui a Palermo, questo futuro re di Napoli, in mezzo ai limoni, ai gelati, ti pare, no? Quello è bello.
Maestà, un messaggio da Napoli. Da Napoli? Allora, sono brutte notizie. Ma perché non ti sei messo con la Repubblica? No, non ci credo. No, non ci credo nemmeno io. Ma se 5 medici dicono che è vero, qualche cosa deve essere successa alla vostra dama di compagnia. Sono sicura che è una congiura contro di voi, maestà. La vogliono salvare. Questa è la verità. Mi hanno trovato un espediente tutto napoletano. Ma io non mi faccio fare fesso, perché do disposizione di condurre la San Felice a Palermo e la faccio visitare dai medici di qui. E se questi non bastano, da tutti i medici della Sicilia. Spero che sua maestà la regina sia soddisfatta. Occorrendo, chiameremo anche i medici di Nelson. È vero? È giusto. Io sono il fratello di Pagliuchello e sono ai vostri ordini. La scialuppa è pronta. Voi prenderete il posto suo. Prendete. Sarete il timoniere e quando saremo sotto la Santa Maria io vi aiuterò per salire a bordo. Ma una volta a bordo dovete arrangiarvi da voi. Va bene. Allora svelto, tu vattene. Prendete. Non so se poi potrò ricompensarvi. Mi offendete. Mio fratello mi maledirebbe per l'eternità. Allora, grazie. E attenzione. Non tentate l'impossibile, perché sarebbe la morte per tutti. Sciolupa. Sì, signore. E la nave dove sta? È a largo. Il capitano è pronto per partire. Allora potete scendere. Remi in mare. Voga. Tra quanto tempo saremo a Palermo? Tra 48 ore, mare permettendo. Sentite male. Thank you.
Luisa. Perché? Perché? La Luisa. Tua madre è già a Palermo, sai. Spera di convincere la principessa ereditaria ad ottenere la grazia per te. Sì. Sì, dopo la nascita dell'erede, se sarà maschio. E se il re rifiuterà, io ti salverò. Io non spero più niente. Ma voglio soltanto che tu non rischi ancora la tua vita per me. Tanto sarebbe inutile. Lo sento. No. No, 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 io non mi arrenderò mai, mai. Non so che cosa farò. Ma non potrei vivere se non tentassi di cambiare il destino della donna che io amo. E che proprio io ho rovinato con il mio amore. Io dovrei essere infelice. E invece adesso che sono tra le tue braccia, sono felice. Sono felice, sì, come se fuggissimo insieme verso la vita. Insieme. Zitto. Zitto. Non dire parole disperate. Oddio, eccoli. Vai, Ferdinando, vai. No, no, ancora un minuto. Questa notte per rivederti non ho rischiato niente. Voglio stare ancora un minuto con te. Si sbarca. Resta pure. No, no. Io devo assolutamente vedere i medici prima che ti visitino. Io ho 100 tentativi da fare. Addio. Luisa, non ci sarà mai un addio tra di noi. Dobbiamo andare. Vi ho qui convocati per affidarvi due incarichi di grande fiducia e di grande importanza per il mio regno e per la mia dinastia. In questo palazzo vi è una donna che aspetta un figlio e nelle carceri di Palermo vi è un'altra donna che aspetta pure un figlio. La prima è la moglie del principe ereditario. La seconda è una condannata a morte per alto tradimento, Luisa Sanfelice. Ora voi, illustrissimi clinici di Palermo, dovete aiutare un principe a nascere e un infame a morire. Mi spiego. A principessa te ne doglie,
mentre Luisa Sanfelice si dice incinta per non andare al capestro. Ma che ella non aspetta niente e nessuno. Dei medici di Napoli l'hanno fatta per pietà. Ma voi mettete da parte ogni pietà e giudicate secondo la scienza. Picciotte, masculine, 21 colpi, fuoco! Oggi, alle ore 11, la vera Guappone, dopo solo 3 capuzzate, è venuto al mondo un superbo masculo. Conoscendo il vostro attaccamento per noi, abbiamo voluto darvi la buona nuova personalmente, che comunicherete al Santo Padre e al nostro devoto popolo napoletano, Ferdinando. Ferdinando. Cardino. Andiamo a bere un ci vado. Onore. Cacione. Deve essere bellissimo. Non come a voi, eh. Voi siete brutti. Auguri, maestà, auguri. Arrivederci, arrivederci. Maestà, noi escludiamo che la signora Luisa De Molina, vedova Sanfelice, sia in attesa di un lieto evento. Evidentemente i colleghi napoletani hanno dichiarato il falso per pietà. Ma la scienza è impietosa. La verità è crudele, ma necessaria. Signori, vi prego, recatevi così tutti assieme nell'appartamento di Sua Maestà la Regina e comunicatele questa verità crudele ma necessaria con le stesse parole che avete usate qui. Andate. Caruso. Maestà. Mandatela via da Palermo. Sì, maestà. E fate dire a Speciale di spargere la voce che il re non ha potuto nulla contro la decisione dei medici, che avrebbe voluto, ma non c'è stato niente da fare. Andate, via. Duemila ducati. È una grossa somma. Il rischio è ancora più grosso, specie di questi tempi. Eccovi 1000 ducati. Il resto lo avrete a bordo. E qui. Quando deve salpare la Santa Maria? Domani sera. Questo è l'ordine. Allora l'appuntamento è qui. Voi immaginate, credo, la ragione che mi ha spinto a chiedervi un colloquio. Penso che si tratti di mia figlia Luisa. Ma io sono venuta soprattutto per chiedervi di disinteressarvi di lei. Siete stata la sua rovina, non vi basta? Accusandomi della rovina di Luisa, voi prendete le difese dei suoi carnefici. E io ho cercato di vedervi perché ho bisogno del vostro appoggio. Il mio appoggio? Mia figlia può sperare la sua salvezza soltanto dalla clemenza reale, non certo da voi e dai vostri amici. E se il re respingesse la grazia? No. Non la respingerà. E così ogni vostra iniziativa sarà inutile. Io sto chiedendovi se siete disposti a fare qualche cosa per salvare vostra figlia, nel caso che il re respinga la grazia. Insomma, che cosa volete da me?
Ho bisogno di 1000 ducati. Sì, non vi richiederei se la somma che sono riuscito a raccogliere tra i miei amici bastasse, ma me ne occorrono 2000. Voglio fare di tutto per salvare Luisa. Ma in che modo? Con 2000 ducati potremo prendere il posto della ciurma della Santa Maria che parte domani notte. E una volta a bordo cercheremo di dirottare la nave verso la Corsica. No, ma è una follia. Lo so. Se la grazia sarà respinta, voi avrete la somma. Il denaro ve lo porterò io stessa qui. Ma ora voi dovete promettermi di non incontrarvi più con Luisa, di non pensare più a lei, qualora Sua Maestà domani si degnasse di graziarla. Ve lo prometto. Ferdinante, Francisce, Giuseppe Maria, Filippo, Januari, ego te battizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. È bellino questo maglione, eh? Ed ora puoi chiedermi le 3 grazie che desideri. Maestà, io invece di 3 grazie vorrei chiedervene una sola. Stamattina puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Maestà, chiedo, per festeggiare degnamente la nascita dell'erede al trono, che sia fatta salva la vita di Luisa San Felice. La domanda di grazia da voi inoltrata per Luisa San Felice, noi con vivo rammarico la respingiamo. Potete, se volete, chiedere ancora 3 grazie. Caruso, voglio che Luisa San Felice sia fatta partire per Napoli, mo subito. Mandatela via da Palermo. Non vi aspettavo così presto. Che notizie, signora? La grazia è stata respinta. Luisa non ha più nessuna speranza se non in voi. Salvatela. Eccovi la somma che mi avete chiesto. Ma affrettatevi l'ordine del re di farla partire subito. Non ho avuto neppure il permesso di vederla. La carrozza si è già avviata al porto. A costo della mia vita. Aspetta, dove vuoi andare? Bisogna aspettare il capitano. Senza di lui a bordo non possiamo salvare. Ma come aspettare mentre Luisa... Sta tranquillo. Forse la nave non parte subito. Devo vedere subito l'avvocato. Avvocato. Avvocato Ferri. Che c'è? Qualcuno ha tradito. Un capitano è stato arrestato. Gli hanno trovato il denaro nella cabina. Tutto l'equipaggio è stato sostituito. La nave è già al largo. La signora Fanny è imbarcata al molo vecchio perché nessuno la veda. Non si può far più niente. Addi, signor. Pensate a salvarmi. Da che salvarmi? Ferdinando. Coraggio. Non tutto è perduto. Pensa che a Napoli abbiamo ancora amici. A mia figlia. A Napoli.
Aspetta. Il pattino. Fermina! Salvatela! La spiaggia del Molo Vecchio.